avremmo dovuto commemorare la guerra, una guerra, no? Ma adesso siamo in una guerra molto più spaventosa di quella, perché lì, il 734, 1634, il nemico stava di fronte, quindi lo si conosceva, sapeva che cosa voleva, si sapeva tutto. Adesso invece questo nemico è venuto invisibile e ha spaventato tutti, quindi ci ha tenuti in quarantena. Effettivamente stavamo programmando diverse iniziative, perfezionando iniziative che sono state gradite, ma comunque sempre c'è bisogno del ritocco, quindi stavamo progettando un nuovo volto a tutto quanto. E avremo cominciato in questo periodo, avremo cominciato. Poi, ecco, io voglio ricordare una data importante, il 17 febbraio abbiamo fatto l'ultima assemblea di associazione ed era presente Vincenzo Schiraldi, con affetto accorato proprio a Vincenzo. L'8 marzo Vincenzo ci ha mandato gli auguri della festa della donna dicendo che era influenzato. Quindi voglio dire, eravamo proprio agli sgoccioli per definire tutta quanta la programmazione e naturalmente adesso saremmo stati pronti, saremmo stati. Noi stiamo sul territorio, nulla di più facile che entro l'anno, se tutto si sbloccherà, si farà, qualche cosa sicuramente faremo. Se avremo il tempo, le opportune autorizzazioni, quello sì. Quindi sicuramente ci muoveremo anche con nuove idee. Non saranno legate alla battaglia, ma saranno concomitanti, saranno, quello sì, d'accordo. Quindi abbiamo un anno avanti. Se poi in quest'anno tutto ci sarà proibito, allora ci vedremo il prossimo anno, ci vedremo. Naturalmente, con grande affetto noi ricordiamo Vincenzo, tutti quanti gli operatori, che non siamo molti, siamo pochi, ci carichiamo di tante responsabilità, di tanto impegno, però alla fine quello che noi facciamo, a quanto pare, la popolazione l'ha sempre gradito, abbiamo avuto anche presenze dall'esterno, abbiamo avuto, per cui siccome noi facciamo un confronto, come è nato il corteo, come si è evoluto e come dico il corteo, ma non il corteo è un momento, noi abbiamo tante altre iniziative che facciamo, no? E come tutto si è evoluto, e allora io dico che le nostre iniziative, in particolare il corteo, è diventato per me un patrimonio immateriale della città di Bitonto. Quindi è patrimonio della città di Bitonto. L'Accademia della Battaglia progetta, opera, diciamo che la manovalanza è quella che è l'associazione che porta su tutto quanto. Però le manifestazioni appartengono alla città di Bitonto. E quindi è di questo io credo che possiamo essere, siamo onorati. Fui chiamata per occuparmi con l'Accademia della Battaglia, delle iniziative dell'Accademia della Battaglia. Il 2003 era soltanto il corteo dei bambini e c'erano poche rappresentanze del liceo classico e liceo scientifico. Ora è come se io abbia preso un neonato. Io, naturalmente parlo a nome dell'Accademia, no? E l'ho fatto crescere, l'ho fatto. Quindi io considero tutto quello che si sta facendo, considero veramente una creatura che si è aiutata a crescere, ma con un obiettivo principale. E qui noi siamo ligi a quello che è lo statuto che noi abbiamo. E quello che noi facciamo è per cultura, e educazione, e integrazione, e coinvolgimento, insomma. Quindi, soprattutto, amiamo Bitonto e vogliamo che Bitonto sia amata. Però per amare bisogna conoscere. Allora, il nostro obiettivo è questo: far conoscere quali sono le nostre radici. Quali sono le nostre radici, quindi chi ha operato, i nostri padri, i nostri avi, che ci hanno dato un bagaglio. Ora noi praticamente vogliamo portare a conoscenza della città il bagaglio che ci è stato dato, un bagaglio che deve crescere. L'auspicio che noi nutriamo come Accademia della Battaglia è che quello che
le associazioni di volontariati, i vari sodalizi fanno, venga preso dalla città perché ognuno dia il proprio contributo.